Ben ritrovati, amiche e amici, ad un nuovo appuntamento in compagnia di Alda, il romanzo di Giuseppe D'Ambrosio Angelillo che ci accompagna giorno dopo giorno in questo agosto alla scoperta di un'Alda Merini inedita, un'Alda Merini fatta di piccoli racconti che Giuseppe D'Ambrosio Angelillo ha pazientemente sbobinato perché in qualche caso li registrava, trascritto per noi e che io sono felicissima di condividere con voi. L'episodio di oggi inizia, come tanti altri, con mia madre, me lo diceva sempre. Ed è Alda Merini che torna indietro alla memoria quando era ancora una bambina e dice: mia madre me lo diceva sempre. Batteva sempre la stessa canterana laggiù in cucina tra i ravioli fatti a mano e le fettuccine fatte con la forchettona larga. Alda, figlia mia, smettila di prendere tutte le contrarietà della vita di petto, lascia correre qualche volta, altrimenti il tuo carattere si indurirà troppo. Così mi diceva, a me, che leggevo Dante davanti allo specchio del comò in piedi, mentre lei chiacchierava con la sua vicina di casa chiacchierona, la Wanda del piano di sotto. Si raccontavano per ore i grattacapi e le varie preoccupazioni che facevano passare loro i figlioli, tutti invariabilmente disobbedienti, scavezzacollo e difficili. Tutti con la testa per aria, con una colonia di grilli per la testa, con svariate rotelline da rimettere a posto nella credenza. E Alda che cosa faceva di fronte a questa scenetta? Ridevo di là davanti al mio comò e mi guardavo ancora allo specchio. E la Wanda, con tutta la sua vita, che era anche lì un enorme sacrificio per la sua figliola, scapestrata fino al midollo, diceva: fammi andare, che ora arriva la mia bella figliolina che vuole già mangiare appena mette piede in casa. Viene sempre con un appetito. Che Dio me la benedica e protegga sempre. E a mia madre a sua volta, eccola lì, davanti allo specchio quando tornava, che si vaneggia da sola, che si crede Archimede Pitagorico, che Dio me la benedica e me la protegga sempre. Alda, che stai facendo? Ascoltavo le tue lezioni, quelle che davi di là a mamma. Che fai, insegni astronomia o musica? Alda, figlia mia, ma che dici? Faceva lei. E allora io scoppiavo a ridere di gusto e lei, a vedermi, scoppiava a ridere anche lei. Alda Merini poi si avvicina ad una memoria un po' più dolorosa che è riferita al fatto che il papà di Alda Merini, Nemo Merini, per un periodo durante la guerra fu dato per disperso perché fu deportato nei campi di lavoro in Germania. E Alda Merini ricorda che sua mamma se ne stette 2 anni quasi morta, quasi un vegetale. Non diceva più né sì né no, a tutto ho pensato, dice Alda, mentre mia sorella già faceva la bella signorina coi contadinotti del paesino, perché ci ricordiamo, lei è stata in campagna durante i bombardamenti su Milano, chiaramente per sfuggire alle bombe. Una sorella tutta smorfiosa e belloccia. Mia madre invece risuscitò a nuova vita quando mio padre, finalmente magro come uno spettro, ritornò dalla Germania a guerra finita, che già lei non lo aspettava più. Che lo pensava già crivellato da un mitra o finito sotto un bombardamento. Su tutto questo se ne stava zitta con la Wanda del piano di sotto, una sartina minuta minuta che cuciva pantaloni e gilet a tutti gli uomini del cortile. O forse, come era probabile, si era scordata di tutto, l'aveva rimosso, perché a volte le esperienze più dolorose della nostra esistenza tendiamo a dimenticarle senza neanche rendercene conto, per difenderci appunto inconsciamente dal ricordo. Non ne parlò praticamente più, argomento chiuso per sempre. Me ne vado a letto. Ho imparato a memoria il canto quinto dell'Inferno di Dante. So bene che non me lo scorderò più per il resto della mia intera vita. E questo mi inquieta e mi inebria allo stesso tempo. Mia madre ha letto pure lei che parla con mio padre dei tempi antichi, di quando erano fidanzati. Dalle parti di Porta Genova, mio padre a quei tempi era un tifoso focosissimo di Gino Bartali. E mia madre parla di giornate illustrate al femminile che la facevano sognare a occhi aperti. Non ha mai smesso. Vede i fidanzati felici volare anche sulle macchie dell'umido in cucina quando scodella gli spaghetti per tutti quanti noi. È una grande sognatrice d'amore mia madre, e anche in questo io ho preso tutto da lei. Che ne pensate, amici? Si può ereditare il fatto di essere un sognatore d'amore, secondo voi? Fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti su questo video. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi do appuntamento a domani e vi ricordo che per partecipare ai nostri spettacoli non dovete fare altro che visitare il sito www.aldamerinateatro.com. Ciao!